Taranto, 22 ottobre 2019, mi trovo all'ingresso della direzione di ArcelorMittal. Sta avvenendo la presentazione del Centro Ricerche e Sviluppo, un'iniziativa di ArcelorMittal, e da giornalista ho fatto richiesta di accredito per poter ascoltare appunto quanto in conferenza si sta al momento appunto spiegando circa la realizzazione di questo centro, i suoi fini, i suoi sviluppi. Ho inviato una richiesta, ma non c'è stata ufficialmente alcuna risposta scritta nei miei confronti rispetto a questa richiesta di accredito, dicevo, né in positivo né in negativo. Ho reiterato la richiesta 3 volte. Dopodiché questa mattina mi sono recato qui e ho dato il mio nominativo agli addetti della security, i quali mi hanno riferito che il mio nome non compare nell'elenco. Quindi vi è stato un diniego da parte di ArcelorMittal e nello specifico dell'agenzia Ad Hoc Communication, mi pare di Milano, che appunto gestisce la comunicazione. La responsabile è la signora Marina Beccantini. Ho chiesto all'addetto alla security di mettermi in contatto con un responsabile della comunicazione, ma lui si è rifiutato, l'addetto, dicendo: stiamo qui, non possiamo muoverci. Vediamo le immagini. Abbatte. Non ce la credo. E mi può chiamare il responsabile della sicurezza, della comunicazione? No. Noi abbiamo una lista. Sì, no, e mi può chiamare qualcuno? Non posso chiamare nessuno perché noi abbiamo un compito da svolgere. Sì, e chiami qualcuno della... Non è... Mi chiami qualcuno perché devo parlare. C'è niente da parlare. No, no, scusi, lei si deve attenere. No, calma. Io lei mi attengo a quelle che sono le mie disposizioni. Allora, benissimo. Allora, lei è libero di non far entrare perché c'è un elenco. Però lei deve chiamare cortesemente chi è della comunicazione. Mi chiami qualcuno della comunicazione. Ora chiamiamo la Digos. Come? Chi vuole, sì. Scusi, mi fa parlare col responsabile della sua azienda? Allora, mi deve far chiamare, mi chiami qual... Scusi! Perché io le sto chiedendo di farmi parlare con un addetto, lei non ha colpe, lei è un esecutore di disposizione. Non posso chiamare nessuno. Perché non può chiamare? E allora mi può chiamare qualcuno per cortesia? Devo chiamare qualcuno, io sto facendo il mio compito. È certamente che sta facendo il suo compito. Chiamiamo il 113. Non è un problema. Buongiorno, sono il dottor Abbate, giornalista. Senta, sono davanti all'entrata della portineria Ilva, della direzione Ilva, e cortesemente qui non mi stanno facendo entrare. Ho chiesto, c'è una conferenza stampa, ho chiesto cortesemente di mandarmi un responsabile della comunicazione, qualcuno, qui la security si rifiuta di farlo. Allora io cortesemente desidero un intervento. Quantomeno mi sia fatto parlare con un responsabile della comunicazione. È una presentazione di un piano di ArcelorMittal. C'è un convegno, un dibattito. Esattamente, esattamente, esattamente. Ah, non si sa, non si sa. Io ho detto solamente alla security che c'è alla porta, ho detto cortesemente, chiamatemi un responsabile della comunicazione e ne parliamo. Sì, c'è un convegno. Esattamente, esattamente. Io, a me non è stato fatto entrare. Luigi con 2B. Allora io ho chiesto all'addetto della security cortesemente di chiamarmi un responsabile del convegno, della comunicazione per spiegarmi i motivi, e lui si rifiuta. Se vuole glielo passo che ce l'ho accanto. L'addetto alla security. Prego. Il 113. Pronto? Salve, buongiorno. Sì. Niente, praticamente il problema è questo, che comunque è un evento con invito. Il signor Abbate non è stato invitato. E mi faccia benissimo.
mi fa... non è presente qui nel... E mi chiami un responsabile della comunicazione? Io sto facendo il mio posto. Ecco... Io devo far entrare solo e soltanto chi ha la... E le... è certo, e mi faccia... mi chiami un responsabile della comunicazione? Me lo può chiamare? Mi può chiamare un responsabile? Io ho chiesto di chiamare il responsabile della comunicazione, tutto qui. Ho chiamato la Digos, c'erano sul posto il sovrintendente Bennardi e il commissario Zilviani, i quali mi hanno detto, abbiamo parlato con i responsabili della comunicazione locali e c'è un elenco realizzato appunto da Ad Hoc Communication e lei in buona sostanza non compare in questa lista. Ma valutate un po' voi, io sono il giornalista scomodo, sono il giornalista che ha sempre attaccato Ilva, sapete tutti la vicenda Vendola, la vicenda Archinà, il microfono strappato e quant'altro. Ho detto e ripeto che ArcelorMittal deve sparire, deve andare via da Taranto, perché stiamo parlando di una realtà che inquina terribilmente, che provoca evidentemente, non lo scopro io ma lo dicono i dati, emissioni gravi, sforamenti pesanti che incidono maledettamente a livello di neoplasie. La struttura, lo stabilimento all'interno sta letteralmente cadendo a pezzi con rischi incalcolabili per la sicurezza degli stessi lavoratori, degli stessi operai, e io sono un personaggio scomodo a cui non si permette l'accesso a sentire le solite favole poi che racconteranno, perché scusate, ArcelorMittal cosa deve parlare? Di centro di sviluppo? A me viene, di ricerca, a me viene soltanto da ridere, come una realtà che inquina maledettamente, una realtà che provoca tumori, che provoca morte, ora vuol parlare anche di centro di ricerca e di sviluppo. Beh, io ero scomodo, ero e sono scomodo e sarò scomodo. Non mi hanno fatto entrare, tutta la stampa tarantina, o quasi tutta, è entrata. Nei miei confronti c'è stato il veto. Ero evidentemente, come dire, nelle liste di proscrizione, come c'erano all'epoca romana. Siamo nel 2019. Questa è la realtà di Taranto, questa è ArcelorMittal che inquina e uccide, questa è ArcelorMittal che non consente ad un giornalista libero di entrare per esprimere liberamente, per svolgere liberamente la propria attività. Non si fa entrare un giornalista regolarmente iscritto all'albo come me. Riflettete sulla democrazia e sul rispetto, anzi sulla mancanza assoluta di rispetto che ArcelorMittal ha nei confronti della categoria dei giornalisti. Riflettete, cittadini, e la classe politica tarantina, intesa in senso lato dall'amministrazione comunale e proseguendo ancora con altri livelli, la regione, i parlamentari, riflettessero su quello che è accaduto oggi e riflettessero su ArcelorMittal. Peggio dei Riva.